Buon pomeriggio, ipertensione, questo è l'argomento della puntata di oggi di Pronto Dottore. Noi siamo pronti per partire, sappiamo anche che siete pronti voi con le vostre eh, telefonate. Intanto subito vi presento il mio ospite, il dottor Vito Vulpis, responsabile degli hospital dell'ipertensione del Policlinico di Bari. Buon pomeriggio, dottore. Buon pomeriggio a voi e ai sottotelespettatori. Allora, noi intanto eh, diamo il eh, numero verde nel caso insomma, non lo aveste eh, preso, Precedentemente 800-098-729 eh, potete eh, chiamarci e fare tutte le domande che vorrete al, eh, al dottor Vulpis. Eh, intanto io eh, le chiederei subito questo, perché interessa così tanta gente questa patologia, perché se ne parla così tanto? è perché purtroppo dopo tantissimi anni l'ipertensione arteriosa rappresenta ancora oggi la prima causa di malattia cardiovascolare c'è cioè un'elevata incidenza ancora di ictus e di infarti in cui l'ipertensione gioca un ruolo fondamentale quindi è sottovalutata, sottostimata ancora oggi da recentissimi studi statistici si dimostra come solo il 22% della popolazione ha la consapevolezza di essere ipertesa per cui anche grazie alla um, diffusione delle, delle notizie da parte dei mass media sappiamo che molta più gente si controlla la pressione, però siamo ancora distanti da raggiungere quello che noi diciamo il goal terapeutico, cioè il, ri, il riscontro di un'ipertensione ben curata e quindi il ripristino delle condizioni di normalità che allontanano il paziente da quello che è il rischio. Quello, infatti noi oggi non vogliamo. Parlare di ipertensione arteriosa nel nostro paziente, ma parliamo di rischio cardiovascolare, cioè dell'eventualità che questi pazienti non curati o mal curati possano sviluppare nei dieci anni successivi alla diagnosi un evento che può essere fatale o non fatale. Di qui l'importanza di misurarsi la pressione ma soprattutto di curarla nel miglior modo possibile. E di non sottovalutarla. No. Abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ci dica. Sì, volevo sapere come può una corretta alimentazione aiutare un iperteso. Grazie, Beh, questo è importante. Perché, infatti, insomma, spesso anche questa l'alimentazione la, viene sottovalutata molto. Ma momento. assolutamente è vero. Il, la prima indicazione che si dà a tutti gli ipertesi, indipendentemente dal fare o non fare terapia farmacologica, è quella di. Una buone, sono delle buone norme igienico-alimentari, quindi una dieta povera di equilibrata, sale. Eh, povera di sale ma non tanto, ma norma equilibrata nelle componenti eh, metaboliche, ma soprattutto una frequente, costante eh, attività fisica eh, aerobica, perché la prima eh, terapia efficace per l'iperteso è l'esercizio fisico che è associato a una buona eh, condotta igienico alimentare, sicuramente, questo è stato anche diagnosticato e dimostrato statisticamente, riduce in maniera significativa la pressione arteriosa nel tempo, prima ancora di ricorrere all'uso dei farmaci. E io a questo proposito vorrei ricordare anche che c'è, eh, credo mi corregga se sbaglio naturalmente, eh, anche l'eccesso di liquirizia, a volte insomma le mentine, eh, questa liquirizia pura che, ci si, eh, che, che si prende insomma anche nei momenti, eh, eh, a volte quando si smette di, di fumare, fumare lo dico, Infatti eh, si passa da ecco, un eccesso di Però a questo può essere, può essere pericoloso. Assolutamente sì, la ringrazio per la riflessione perché è misconosciuta ancora una forma di ipertensione severa. Il quadro di, eh, noi lo chiamiamo tecnicamente, di iperaldosteronismo o di pseudo iperaldosteronismo è legato proprio all'eccesso di consumo di liquirizia. Basti pensare che un 30 grammi di liquirizia pura al giorno, quindi una confezione di liquirizia pura protratta per un po' di giorni, può addirittura eh, determinare un quadro di complicanza cardiovascolare con scompenso cardiaco o ipertensione eh, maligna. In realtà è legato solo all'uso eccessivo perché la liquidizia contiene una sostanza che è l'acido glicerizzinnico che agisce come questo ormone che noi abbiamo fisiologicamente che si chiama aldosterone che aumenta bruscamente il volume circolante, quindi la quantità di sangue e dà dei quadri di ipertensione molto 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 severa. A volte il quadro attenzione. emblematico di scoperta di questo è un edema polmonare acuto, è uno scompenso cardiaco. Quindi attenzione alla liquirizia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? No. Pronto? No, no. pronto. Eh, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Noi eh, la, se la devo sentiamo la poco però. Eh. Se Volevo fare una domanda al dottore. Certo. Cioè, quando uno soffre di ipertensione, eh, diciamo, quali sono i rimedi oltre diciamo, le solite, diciamo, eh, diciamo i soliti che danno i dottori per questa malattia, cioè, cioè, una cura medica e, Oltre alla terapia farmacologica? Eh sì. Beh, ho detto poc'anzi, fare è, delle attività fisiche regolare, degli esercizi fisici aerobici almeno tre volte alla settimana per 40 minuti a seduta e non abusare nell'uso del sale e soprattutto non aumentare di peso. Bene, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio, ci dica. Eh, buon pomeriggio, senta, volevo sapere, ehm, mio padre è iperteso e ha problemi frequenti di lombosciatalgia. Quando prende farmaci per la lombosciatalgia gli si alza la pressione, come se la, la pillola per l'ipertensione non gli facesse più effetto. Um, esiste un'alternativa agli antinfiammatori? Eh, questa è una domanda abbastanza interessante perché oggi sappiamo con le patologie croniche articolari l'uso e l'abuso degli antinfiammatori viene ehm, diciamo Effettuato senza considerare gli effetti collaterali. I, uno degli effetti Poi collaterali gli maggiori. E gli infiammatori danno effetti collaterali anche su altre sì, patologie. Altre, altri organi, parliamo di ipertensione, in particolar modo, siccome interferisce su alcune sostanze prodotte dal Rene l'uso e l'abuso degli antinfiammatori può portare a bruschi incrementi, innalzamenti della pressione arteriosa, con gravi conseguenze soprattutto per i soggetti anziani che sono quelli che ne abusano di più. Cioè, soprattutto io, penso a chi soffre di dolore cronico. Sì, che penso. Si fa in quei casi più. In quei due casi l'uso eh, per periodi brevissimi di antinfiammatori. Ho il ricorso. Io ero molto scettico. Devo dire che da un po' di tempo ho cominciato a scoprire qualche terapia alternativa proprio nell'ambito delle patologie ostarticolari e una piccola mia esperienza con le tecnici, diciamo, i cosiddetti presidi elettromagnetici, eh, diciamo non tutti perché ci sono quelli cosiddetti validati, scientificamente provati. Sicuramente prima di ricorrere all'abuso degli antinfiammatori io lo utilizzerei. Ho visto dei buoni risultati e non vi nascondo che cominciano a cadere alcune diffidenze su questi presidi. No, Quindi è importante non ricorrere sempre delle alternative, Esatto. Questa alternativa di tecniche di presidi elettromagnetici sono sicuramente una ulteriore eh, come dire, possibilità di trattamento senza far ricorso all'uso dei fans, cioè degli antinfiammatori, o addirittura del corticosteroide. Spero di riuscire a tornare su questo, uh, su questo punto con lei, uh, ma subito dopo questa telefonata, pronto? Sì, pronto buon pomeriggio. Volevo chiedere al dottore se l'esercizio fisico può più che altro intaccare insomma, questa pressione arteriosa. Grazie. E io ho già risposto l'esercizio fisico regolare, però esercizio aerobico non consideriamo il bodybuilding o i, la pesistica assoluta agisce sicuramente sulle eh, resistenze periferiche, sulle arterie, riducendo in maniera significativa, dopo un breve periodo di tempo, ma con esercizio fatto in maniera regolare, la pressione arteriosa, positivamente. Um, Un'altra mia curiosità, eh, dottore, è vero che eh, la pillola, quella che insomma, viene usata dagli ipertesi, eh, ogni eh, tot di tempo andrebbe cambiata? Assolutamente falso. Non c'è fenomeno di tachifilassi con i farmaci antipertensivi, c'è forse la tachifilassi della, del, del paziente che si autoriduce la terapia. No, o se cambiato proprio il farmaco? No, concettualmente no. È assolutamente falso. Quando si innesca, cioè la compressa, guardi, è come la chiave in una serratura. La capacità del medico, studiando il singolo paziente, deve essere quella di trovare la chiave appropriata per la, per la serratura appropriata. Una volta trovata la terapia giusta, quella è una quella terapia che... che assolutamente impedisce il proseguo dell'ipertensione, salvo che poi. Per altre cause non si aggravi la situazione e il paziente non richieda un ulteriore approccio terapeutico, ma certo, non perché in quel caso finisce non... l'effetto della terapia. Chiarissimo. Uh, riusciamo a prendere un'altra telefonata? Sì, pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buonasera, a lei. Senta, vorrei chiedere una cosa al professore, gentilmente. Essendo uh, avendo un'ipertensione arteriosa, un'insufficienza renale di terzo livello e un angino instabile. Quale attività fisica, oltre alle varie mh, compresse che prendo, Norva, Cetria, Tech, eh, Cardura e via dicendo, quale attività fisica potrei fare oltre all'alimentazione anche ipocalorica? Ehm, L'attività fisica aerobica è sempre consigliata e con molta prudenza. Va concordata in questo caso con lo specialista cardiologo ma sicuramente fatta con moderazione fa sempre bene, non fa assolutamente male. Se invece c'è una situazione coronarica critica, prima di fare attività fisica consiglierei di fare una valutazione coronarica per cercare di risolvere il problema dell'angina. Allora, eh, dottore, se lei mi promette che mi dà una risposta, in 20 secondi prendiamo l'ultima telefonata. Pronto? È caduta la linea, non ce l'abbiamo fatta, però insomma eh, eh, torneremo sicuramente. Eh, vuol, eh, ci vuol ripetere l'alternativa agli antinfiammatori? Credo che questa sia la cosa che interessa eh, di più soprattutto eh, agli anziani che hanno patologie di carattere L'alternativa eh, assolutamente fisica, cioè quella di muoversi come attività fisica soprattutto eh, seguita, controllata da un buon fisioterapista. Se è possibile farla, altrimenti ci sono tanti presidi che vanno dalle terapie alternative omeopatiche a delle, eh, dei presidi in cui eh, presidi elettromagnetici possano essere applicati nelle varie zone. Perché io quello che ho scoperto e che esistano presidi che possono essere utilizzati per le varie zone del corpo e i vari distretti osteoarticolari per cui diventa una terapia locale ma molto efficace rispetto a quello che può essere l'effetto generale di e un antinfiammatorio con, tutti, eh, le, con tutte le complicanze che questo può determinare sulla situazione generale del paziente e renale in particolare perché questi pazienti anziani vanno spesso incontro a quadri di insufficienza renale acuta certo. d'abuso di antinfiammatorio fiammatoria. Bene, che dire, grazie eh, per questi preziosi consigli al dottor eh, Vito Vulpis, grazie per essere eh, stato con noi, grazie torneremo con lui a parlare di ipertensione, ma non solo di ipertensione, io intanto vi eh, annuncio e vi anticipo l'argomento di cui ci occuperemo domani a pronto dottore, parleremo di demenze presenili e senili e lo faremo con il professor Paolo Livrea. Grazie per averci seguiti e arrivederci a domani. Grazie. Arrivederci, dottore. grazie a voi.